Guarda questa pizza. La prima volta che, perché ho visto il finale ed era tipo, lo si vede da qua, è tipo una pizza bianca tagliata e condita. Non è una pizza in teglia col condimento sopra, col topping sopra, no, è tagliata, vedete, è tagliata a metà. Non ha senso. È buona? No, a mio avviso no. No, non è buona. Per niente. Questa non è nulla. Non è una pizza romana, non è una focaccia, non è niente. È solo una cosa forse cotta troppo sotto, cotta poco dentro. Non si sente nulla, non si sentono neanche le patate, è sciapa. Ma come la focaccia di prima, la focaccina con le olive, la focaccia che ho mangiato all'inizio. Per non parlare poi dei dolci, tutti di laboratorissimo. Guarda qua. No, perché è cruda. Il forno è quello. Dietro al furgone proprio, leggete solo l'insegna. Panificio Grazioli, via Poliziano 12, 11, 13, quello che è. Non mi interessa. Ho speso 9,60€, non ho lo sconto da farvi vedere, ma non me l'ha data lei, ho pagato col bancomat, quindi sotto questo punto di vista tutto a posto. Per questo episodio di Forni Criminali, Simonetta Bullona, fate voi a zona, tanto stiamo veramente riprendo le facciate dei vostri palazzi, perché evidentemente quando mi avete fatto queste segnalazioni erano quelle del tipo: oh Franchi, vieni a fare la zona mia, ma non c'è bisogno poi che però mi devo mangiare per forza la roba, come ho sempre detto, me lo dite, io vengo a fare la zona vostra e faccio: ecco, qui siamo a zona Simonetta o Bullona, ando cazzo stiamo. Questo sarà il penultimo episodio dei Forni, forse l'ultimo. Ne ho forse da fare un altro, sì, che poi farò, perché comunque alla fine lo famo, così mi sento a posto con la coscienza. E poi anche questo percorso sui forni di Milano si chiude lungo una vita, perché Milano sono stati veramente tanti forni, quindi lo chiudiamo e andiamo finalmente poi con le top 3. E sinceramente non vedo neanche l'ora, perché ovviamente si vede che comunque Milano sotto questo punto di vista non ha più nulla da dire, le bombe se le siamo giocate all'inizio, va bene così, chiudiamo il giro e passiamo a nuovi format e a nuova vita, anche perché comunque lo vedo dalle views che pure voi vi siete rotti le scatole, vedessi i forni su Milano, ma va benissimo perché mi sono rotto le scatole anche io, soprattutto se poi la roba che mi devo mangiare è questa, dentro questo posto sembra una boutique, mi aspettavo tutt'altro rispetto ai prodotti poi alla fine mangiati, quindi voto 6. Ma che vi devo dire, andiamo al secondo per questo episodio di Forni Criminali Milano, Simonetta Bullona, fate voi. A proposito, che bel cimitero di bottiglie che c'è sta qua, pare di stare al Tufellos. Quanto mi fai sentire a casa, Milano? Allora, facciamo conto che questo qua è il mio pandino, no? Io ero parcheggiato così prima, mo ho preso la macchina per spostarsi al secondo. Facciamo conto che questo qua è il mio pandino. E più o meno era una strada così, larga, con la corsia, in mezzo i parcheggi e l'alta corsia all'alta parte, dove non c'erano strisce, niente, non si poteva, non c'erano attraversamenti lì. Io ero l'unico di tutta la fila che stavamo in macchina e stavo facendo manovra per uscire. Salgo, accendo la macchina, si vede che stavamo in macchina, innesto la retromarcia, uno prende, attraversa, ci vede pure che stavamo in macchina pronti a partire, a fare manovra per partire, lui dove attraversa? Qui,
dietro, che io l'avevo visto e sono stato attento e quindi non sono andato indietro. Ma porco Giuda, ma che... come state? Che nella testa? Cosa avete? Magma, magma. Non ha insegna, non ha niente, ma è questo qui e si chiama Pin Pun Pan, via Principe Eugenio 30. Ma qua vuoi registrare su sta passerella che hanno fatto per i lavori? No, infatti. Va bene, allora, 11,60 euro. No, scusami, sì. 11,16 euro. Per varie cose, quindi prezzo molto in linea. E pensavamo Milano non riservasse più sorprese e invece, mi è cambiato il volto. Mi è cambiato il volto perché, peccato per i dolci, perché praticamente tutti del laboratorio, tranne magari qualche biscotto o qualche cosa, c'erano i cannoletti, quelli piccoli, quelli di super laboratorissimo, no? Quella roba lì c'era. Però ho visto delle bellissime teglie di pizza. E te ne ho presa una, Giulietta, che te dico fermate proprio. Quindi, a vederlo era così, mo magari a mangiarlo non è affatto così, però capiamo. Guarda, mi è venuto il sacchetto dei dolci in mano e vi faccio vedere, vedete? Brioche vuota. Pangocciolo, forse troppo cotto? Però le gocciole ci sono. Dentro è brunito bene, non è troppo cotto, forse il troppo cotto è esterno, perché dentro non mi sembra, anzi dentro, a differenza di tanti altri, è cotto bene. Le gocciole ci sono, quindi si può definire pangocciolo. Che vuoi? Davvero, Giulia? Davvero stiamo così? Vabbè, ho capito, almeno potete tenere. È un po' troppo cotto, sì. È da inzuppo questo pangocciolo. Però non è male, No. È solo che è troppo cotto, ma si vedeva. Si è dimenticato, si è dimenticato la teoria. Corriamo! L'ha salvati, però l'ha giusto salvati, ecco. Andiamo alla parte importante. La parte importante è che è costituita da un sacco di roba, infatti regà, cioè, veramente ho speso poco per quello che ho preso. Andiamo subito al pezzo forte. Senza stare a tergiversare. Mazza, però è bella bagnata e molla, tiè. Ma che cacchio? Madonna. C'ha una bella faccia, Giulietta. Madonna, che svampa. Finalmente una cipolla rossa, una bella svampa. Sotto c'è gorgonzola. Bella, cotta, eh? Bene. Bella. Sentiamo. Che profumino. Guarda quanto ha inzuppato la cipolla il tutto. La pizza degli dei. Questa è la pizza degli dei, davvero? Come ci sta questo, il fatto che sia agrodolce? Le cipolle sono agrodolci. È il gorgo. Vuoi sentire? Senti, poi mi dici. Senti, vai. 9. Ma è buonissimo. Buona, eh? Guarda pure qua come fa. Ma sembra quasi una focaccia dolce. La riga è stranissimo perché sembra più che una focaccia salata. Non il pazzo della focaccia, sembra una focaccia dolce. Con poi questo gioco di cipolle rosse agrodolci e gorgonzola. Questa ti strappa il palato. Quanto è buona, Giù? Buonissima. Meravigliosa. Cioè, da venire qua per questa, perché è un prodotto diverso che fanno solo loro. Nessuno la fa. Mai incontrato un prodotto del genere. Non ci vuole agrodolci, quantomeno, quindi... Non ho mai incontrato in tutto il mio percorso, che voglio dire, è di tutto riguardo e lungo, mai incontrato un prodotto del genere.
Quindi non voglio neanche parlare di impasto più o meno buono, non c'entra niente, cioè questi fanno una cosa che trovi solo qui ed è da Venice. Cioè, ci pio la macchina e arrivo e... Ma ce l'avete quella con le cipolle agrodolci e il gorgonzola? Con le cipolle rosse agrodolci e il gorgonzola? No? Ma la fate? Sì, fra 2 ore, aspetto. Sì. 2 ore mi pare questo. Preso un pezzettino di focaccia normale, visto che c'era, che è per sempre il nostro metro di giudizio, no? Mi sembra ben cotta. Buono. Wow. Senti, io l'ho presa pure un pezzo rosso. Oh, c'hanno questo impasto, vedi che è strano comunque. Guarda, biscottoso qui, bello unto sotto. Qua il pomodoro gli è rimasto un po' crudo. Pomodoro non cotto bene, peccato, perché l'impasto è buono. Ah, giù, quella caci, quella gorgonzola, regà, veramente da Venice, eh? Cioè, nel senso, perché dolci, no, alcune cose tipo quella rossa, se poco cuoce meglio il pomodoro, la focaccia bianca è una buona focaccia bianca, quindi non è che è un forno gli posso dare 9, 9 e mezzo, è un 8 e mezzo, pieno, ma quella focaccia con le cipolle caramellate e il gorgonzola è da 9 più, 9 e mezzo. Sei d'accordo, Gio? O sto di un'eresia? Sì, secondo me è un 9 pieno. 9 pieno. 9, 9 più. Non più, perché comunque secondo me magari è un po' stucchevole quella dolcezza. Vabbè, certo, me. Sì. Ok, però è una cosa, sì, sì, però è una cosa che fanno solo sì, loro, sì. No? Secondo me è 9 più. No, è più perché la fanno solo loro, la trovi solo qua. Sì, e sì. Io ci verrei apposta. Quindi è un forno da 8 e mezzo con quella cosa lì da 9 più, sì. Raccomandati. Allora, oh, ha un senso. Sei partito un po' scarico. Con... Beh, vabbè, dai. Dai, no, fa il terzo che... Che vediamo, perché vedi, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Ah, raga, ma la striscia blu che va sopra il marciapiede, quindi è consentito, visto che c'è un evidente problema parcheggi, mettere la macchina a mezza sulla strada, a mezza sul marciapiede, però addirittura ci famo le strisce blu, quindi questo qua diventa un parcheggio a pagamento, e quindi scusatemi tanto, a te comune, a te stato, io te pago per mettere la macchina sopra il marciapiede? Metà e metà. Dai, su, fa ridere sta cosa. Fa ridere perché poi magari apri un locale, apri un'attività per lavorare, eccetera, e c'è l'ASL che ti dice «Eh no, tu qua non lo puoi fare perché mancano 10 cm di altezza della scala che scendi, batte la testa il dipendente, quindi non ti diamo la licenza, non ti diamo le cose». Però poi quando ci stanno da pia i sordi, le macchine si possono pure parcheggiare mezze sul marciapiede e mezze sulla strada. Di legge, strisce blu. Famo ride. Famo ride. Da un'altra parte, in qualsiasi altra parte, se io parcheggio la macchina mezza sul marciapiede e mezza sull'asfalto, multa. Oh, regà, è legale, cioè legale. Santo Dio. Guarda. No, vieni, vieni giù, perché sennò cacchia. Cioè, è legale. È legale. Parcheggio dalle 8 alle 19, 2 euro l'ora, codice area sosta 2311. Striscia blu, vicino alle grate. Ma ci rendiamo conto? Cioè, che a me va bene. Ok? Ottimizziamo gli spazi. Queste sole città sono state costruite 8 anni fa. Al giorno d'oggi c'emo 3 macchine per famiglia. Però poi... No, cioè, vabbè. Allora, l'ultimo è il panificio Cenisio, che è quello lì, via Cenisio 78, vado. Siamo ritornati nella disperazione, 6,50 euro per due cose, quindi non ho preso niente, regà, dolci, laboratorissimissimo,
roba stile comunque autogrill, ma è un bar che fa il caffè, il crodino e... È un bar che fa il crodino. Che ti dà queste focacce qui. Capisci che no? O no? Sei pronta? Madonna santa, no, questa è proprio... Ma poi 6,50 € per queste cose, capito? Guarda, l'autogrill in confronto è meglio, sinceramente. Va. La devo assaggiare. Vabbè, sì, ovvio. Per la scienza. Per la scienza? Oh, a me mi ha fatto assaggiare qualsiasi cosa per la scienza. Voto 3. 2,5. Dai, su, basta. Mamma mia, senti che saporaccio di olio. Due. 1,5. 1. Perché era ancida. Mamma mia. Vabbè. Guarda, sono però contento perché abbiamo trovato nel secondo forno quel prodotto che... buonissimo, mai incontrato, quindi un buon forno, quindi un episodio che comunque ci lascia un segno. In attesa veramente, se mo vedo, capisco se farlo oppure no, dell'ultimo episodio che ci ho segnato, per poi appunto chiudere questa parentesi dei forni, ma forse probabilmente proprio dei forni in generale, a meno che non mi capita di fare un forno durante uno dei miei viaggi in una città, ma diciamo che come le pizze a taglio, anche i forni, è giusto che le cose finiscano. Grazie sempre per guardare i miei video. Lucia la mano, guarda, piena d'olio, che si guarda. Ciao.